Sbadigli e fischi per un'ora, poi la sveglia. Si potrebbe riassumere così il pomeriggio dell'Emirates Stadium, dove l'Arsenal batte 3-0 lo Stoke City con gli acuti finali di Aubameyang e Lacazette a decidere il match. Il risultato migliore per gli uomini di Wenger in vista dell'andata dei quarti di Europa League in programma giovedì. Risultato che premia forse oltremodo la prestazione dei Gunners e punisce uno Stoke in partita per buona parte del match. La cronaca: Wenger senza Cech, con MK Mkhitaryan e Xhaka in panchina, gioca Welbeck. Il primo squillo è dello Stoke, con bel sinistro a giro di un attivo Shaqiri. L'Arsenal sonnecchia e il pubblico non gradisce. L'unico a provarci è Aaron Ramsey, che scheggia la traversa con un pallonetto di pregevole fattura. Il turning point arriva dopo un'ora di gioco, quando Lacazette prende il posto di uno spento Welbeck e Ozil decide di alzare i giri del motore. Il tedesco comincia a macinare gioco e a 15 dalla fine si procura un rigore d'astuzia per un fallo di Martin Cindy. Aubameyang non sbaglia. Lo Stoke sparisce, l'ex Dortmund punisce ancora i Potters con un bel destro al volo sugli sviluppi di un corner. La partita è chiusa, ma c'è ancora tempo per il secondo rigore di giornata per un fallo di Ndiaye. Sul dischetto va Lacazette, che arriva in doppia cifra in Premier. L'Arsenal sale a 51 punti. Il tweet: il migliore Aaron Ramsey, uno dei pochi ispirati nell'11 di Wenger nella prima ora di gioco stentato. Scheggia la traversa con un pallonetto pregevole, prova a saltare l'uomo e a mettere in moto i compagni. Il peggiore Danny Welbeck, impalpabile l'ex Manchester United. Tocca pochi palloni e male, spesso lento e impacciato, rallenta l'azione dei Gunners. Giustamente sostituito, esce lui e l'Arsenal cambia marcia. Il tabellino: Arsenal Stoke City 3-0, Arsenal 4-2-3-1, Ospina, Bellerin, Chalmers, Mustafi, Monreal, El Neni, 77 minuti, Xhaka, Wilshere, 77 minuti, MK Mkhitaryan, Ramsey, Ozil, Welbeck, 61 minuti, Lacazette, Aubameyang. All. Wenger Stoke City 4-3-3, Butland, Johnson, Shawcross, Martin Cindy, Peters, Bauer, Ndiaye, Allen, Soy, 80 minuti Crutch, Diouf, 61 minuti Beraino, Shaqiri, All, Lambert marcatori, 75 minuti R, 86 minuti Aubameyang, 90 minuti Lacazette, R, ammoniti, El Neni, Johnson, Martin Cindy, video Bonucci, era scritto nel destino, abbiamo giocato meglio della Juventus per lunghi tratti.